Femminicidio e violenza domestica all'indomani dell'approvazione della legge da parte del governo nazionale. Di questo abbiamo discusso stamani ad Eventi Quotidiani con Rossana Caudullo, avvocato matrimonialista nonché componente del direttivo di Donne a Sud, associazione impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. In questo contesto abbiamo parlato della nascita dello sportello antiviolenza inaugurato sabato mattina a firma di Donne a Sud, ma anche degli incontri nelle scuole con i giovani, perché prevenire è possibile. L'uomo è violento, è stato un ragazzino educato violentemente. Non c'è discussione, ha un modello culturale di violenza. Ripercuote in famiglia e rifà in famiglia quello che a sua volta ha subito e che non è riuscito a gestire e ad elaborare, perché ci sono uomini che hanno subito violenze inaudite in famiglia, anche su se stessi, che sono stati fortunati, sono riusciti ad elaborarla e saranno dei papà e dei mariti dolcissimi, e uomini invece che magari hanno visto delle violenze in famiglia ma che non sono state così terribili, ma non le hanno sapute elaborare, e a quel punto poi esercitano, è un modello culturale. Io dico, siamo come i cuccioli, la mamma cagnolina che insegna o la mamma leonessa che insegna al proprio figlio di andare a caccia, noi trasmettiamo ai nostri figli un modello culturale di famiglia che i nostri figli purtroppo replicheranno, e quindi se non si interrompe questa replica, come? Con la cultura, e quindi andando a scuola nei giovani. Noi quello che facciamo già dall'anno scorso, e quest'anno le scuole ce l'hanno richiesto e ce l'hanno chiesto classe per classe. In più, ritornando ai centri antiviolenza, non solo devono essere un centro per le donne, devono attirare la donna, perché la donna che è distrutta psicologicamente perché ha subito violenza non viene, non suona il nostro campanello, a meno che non è piena e non ne può più, a meno che non è in pericolo la vita dei figli, sopporta fino allo stremo.